Annalisa, no! Dopo che ZW Jackson ha provato personalmente la challenge dei 100 tiri e dopo l'incredibile successo della 100 tiri cup, inizia ufficialmente la 100 tiri challenge girone B. Cosa consiste? ZW Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darà loro a disposizione 100 tiri, non un in più, non un in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andranno a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riuscirà ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi riuscirà a vincere questa speciale classifica? Chi riuscirà a superare il record di 51 gol? Lo scoprirete insieme piano piano. E scrivete un commento al carissimo ZW. Chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge girone B? Allora, ce l'avete chiesta in tantissimi. Mi avete intasato i social. TikTok è proprio esploso. Direttamente da Lecce... Dungy. Stavi facendo ci siamo. Benvenuto. Grazie. Hai portato il sole. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, come ti è venuto questa idea di fare la 100 tiri? Perché mi hai fatto proprio intasare tutti i social. Beh, perché vedendolo ogni giorno devo farla. Devo farla per forza e il mio personaggio in questo momento è in grado di farla, quindi la andiamo a fare tranquillamente. Questo? È il pollo arrosto. È il pollo arrosto. Ok, allora subito. Lo sta già sfidando. Comunque, ragazzi, Dungic alla 100 tiri. Allora, ci siamo. Ci siamo, io ho tantissime domande da farti. Mi sono informato, ho visto un po' i tuoi video. Sei, secondo me, la terza generazione di influencer calcistici insieme ai Mister di zona. E poi c'è anche quello lì che si mette la maschera tipo sì, da mostro. Siete voi il tridente. Sì. Il tridente, sì, della nuova generazione calcistica. Voglio conoscerti anche umanamente, perché non penso che tu abbia mai rilasciato interviste. No, in realtà interviste nella Champions fatte in casa ci sono, però solo quelle, quindi sì. Aspetta, facciamola. Andiamo a sì, oggi si punta al record. Oggi si punta al record. L'ho detto. Allora, te lo presento subito. Prego, Ragno di Malegnano. Vi spiego subito come funziona. In breve, più intasate i DM di Jackson e venite da 100 tiri, fate così. Quindi scrivete tutti i giorni, taggate tutti i giorni. Ma tu non hai capito, mi hanno taggato in 2000 persone sotto un suo. E anche a me, cazzo, però non c'entravo niente. Signori, Junk, piacere. Che Junk? Come ti chiami? No, vabbè, non dirmelo, prima o poi imparerò, non so. Guarda, aspetta, scusate. Ma lei ce l'ha scritto qui. No, scusa. Junk. Junk. Junk alla 100 tiri. Calmo. Allora, Ragno, ormai questo è il nostro microfono. Io punterò al record di negativo, veramente. Salverò finalmente Ambrosini. Mi spiace. Io cioè non può fare più di Ambrosini, dai. Ok, va bene. Questa qua è un'altra. Ambrosini a 15. Ambrosini a 15, io a 15 li mangio a colazione. Ah. Devi arrivare anche al pranzo, però. Se non ci arriva al pranzo, rimane a colazione. Giusto. Allora, direi di rompere il nostro tempo e di partire. Andiamo, con la 100 tiri di Junk. Guardatelo, uno dei primi. Il re. Direttamente, cioè, ma come mental coach, Junk, chi si porta? Ovviamente il migliore, il vincitore del girone della 100 tiri cup, Luca Campolunghi. Ragazzi, che fatica. Quando ho visto Junk, ragazzi, ho detto... Junk. Ho visto che era iniziato l'intasamento 100 tiri così, ho detto ok, ci devo essere, c'è del potenziale, posso fare veramente per la prima volta il coach alla 100 tiri, anche perché la 100 tiri cup io ce l'ho bella a casa. È lì la coppa, ogni tanto mi escono i TikTok di Lisa che balla con Alice Muzzo con la coppa, lì ho detto perché, ah, chiaro, che bellezza, la coppa. Infatti un appello a tutti i partecipanti del girone B, io... vi aspetto per fare la finalissima girone A contro girone B, perché poi nella partita secca non importa chi calcia meglio, chi calcia peggio, conta la testa. Poi faremo SmackDown versus Raw. Poi ragazzi, ci sarà da divertirsi quest'estate. Comunque Junk, carico, ci siamo. Sei nei primi 10, non fai meno. È come Miccoli. Diamante vero. Sì, diamante vero, 800k. Okay. 800k di follower. Sì. Paga bene la Champions fatta in casa. Quanto fai? Oggi è il record. No, si punta almeno a fare 40, dai. 40 si possono fare. Signori, cabina di regia è importante, perché a parte Lucone, che viene qua per dare sostegno mentale al nostro Junk, abbiamo i due fratelli di Lecce, pure voi. Ah, finalmente
un po' di sud, avete portato il sole, ragazzi, presentatevi in questo pollo. Ciao Ema, piacere. Andrea, piacere, il fratello di Junk, ragazzi, oggi spacchiamo il web, cazzo. E tu chi sei? Io sono Ema, sono il manager. Ah! Attenzione! Attenzione a Junk! Attenzione! Quanto può fare? Chiediamo al fratello che lo conosce bene. Quanto può fare? 55, dai. La Madonna! Supera Brian Gina! Così proprio! Vediamo, ragazzi, Danjik numero 69. Dopo lo scandalo Crispo, signori, continua l'under 14. Ce l'ha. Questa è colpa di Campolunghi. Campolunghi c'ha il trofeo a casa. No, diglielo, per favore, grazie. Per favore, grazie, diciamoglielo. Prego, caro. Ho provato fin da subito. 55. Dai, vabbè, ragazzi, il primo tiro ci può stare, dai. No, deve fare subito un Eurogol. Eccolo! Grande, vai. Eccolo! Calma. Non può esserci un tiro così di merda e un tiro così bello in due tiri, non può. Signore, mi sa che la 100 tiri è finita prima del previsto. Il ragno va a dormire troppo presto oggi, eh. Sveglia, suonata. Ah. Le prova ogni tanto anche a piazzare. Allora, secondo me qua io dobbiamo dire qualcosa. Sta tirando troppo molle. Sì, è molle. Troppo, sì. No, più che altro se continua così. Buona! Bellissimo, vai. Questa dal trentesimo in poi te la paro. Però da una parte io direi anche che potrebbe andare bene, perché sarebbe... Grande! Mamma mia! Vamos! Mamma mia! Oh. Cioè... Ho fattini di merda, fa gol della Madonna! Non c'è... Per ora non c'è via di mezzo. Per ora non esiste la via di mezzo. Va bene, peccato, questo. Lo fa? Ragazzi, l'hai capito la challenge? No! Ma ha dato 3 gol! Vuole provare un po' col tiro in movimento? Corpo un po' all'indietro. Vabbè, 3 su 10. 3 su 10, ragazzi, cioè, guardate che non è per un cavolo male. 3 su 10 per essere la prima serie non è neanche male. Potevamo chiudere meglio, dai. Si può fare meglio. Sto buttando troppi tiri. Allora, siamo a 3 su 10. Sì. Hai fatto dei grandissimi gol. Però cosa c'ha questo Manchester che non va? La Zeta, io non lo so, sto buttando troppi tiri e devo stare concentrato. Sarà per caso colpa della Befana? La Befana ci sarà un qualcosa di inaspettato, ma... La Befana arriverà? Epifania sempre. Secondo me devi andare con un po' più di forza. Sì. Devo prendere un po' di... Come si dice, un po' il piede, devo... Consapevolezza, sì, devo... Comunque, tre euro gol li hai fatti. Tre euro gol li ho già fatti e niente. Vediamo la prossima. Preparati. Certo. Ragnar, tu è inutile che fai così, hai capito, con questa barba? Non mi devi toccare la barba, non mi devi toccare, 1-2. Hai capito? Non mi devi toccare la barba. Hai capito? Tu hai fatto 21 gol, stai zitto. Che schifo. Hai fatto 21 gol, ma fai schifo, fai Ragnar, te ne... No, Danjik, dopo questo... Ci penso io. Cazzo, questo pollo deve essere... Guarda, spacchiamo questo. Oh! No! Si monta. Questa è la fine che fai, no! Capito? Dopo questa c'è, no! Una... Fai questa fine. No, aspettate, perché mio fratello non lo posso lasciare in questo modo. No. No, bro, non mi lasciare. No, bro. Facciamogli la respirazione. Mi chiede partito il corpo. No. C'è. Ce l'abbiamo. L'abbiamo recuperato. È vivo. Ci siamo. Padrone. Devi farne almeno 5. Ci penso io, fra. Secondo giro. Siamo a 3 su 10. Vai, Danjik. Ok, dai, comunque mi sembra convinto, io siamo la clean sheet adesso, contro la clean sheet. No, ragazzi, qua bisogna... fratello e manager, qua seconda serie. Caricarlo, sennò... Al secondo... Vai, la seconda serie. Ragazzo! Ma cosa penso? Ma vaffanculo, Ragnar! Ti prego, non farlo urlare già adesso. No, che colpa. Fallo volare, dai. Vai, Junk, qua in mano.
Va bene. Ascheggiato. 3. 4. Abbassa il corpo. 4. Suona. 5. Va bene, va bene. Dani! No, guarda Pikachu! No, me ne vado, abbandono il video se c'è la clean sheet. Subito. La clean sheet subito no, eh! Sei! Ma questo Pikachu è altro solo il sì, no! Dai, va bene! Zanzicchio! Non puoi, eh! Sì, ma che sfiga però! Cazzo, che sfiga! Dai, va bene! Sfiga! No. Dai. Luca, per favore. No, sto arrivando. La clean sheet no. Volevi essere invitato a 100 tiri? Volevi essere invitato? Ecco qua. Ecco, benvenuto. Benvenuto, ti hanno accontentato. Oh, la clean sheet? No, e poi... Oh, cazzo! E siamo tornati! Complimenti! Cosa pensavi? Fossi una passeggiata e venire qua? Eri contento? È giusto. Eri contento? Tre pali, signori. L'ho chiamata la seconda serie. Ma lui! Adesso devi parlare! Adesso devi chiedere scusa. Non devo chiedere scusa di niente. Allora, Danjik. Ah! Tre pali, purtroppo. Facciamo un attimo andare via quel signore. Cosa è successo questo match? Niente, ho preso tre pali e... Che schifo! Ho fatto un po' di tiri, ho buttato tanti tiri. Allora, io lo so che tu sei nuovo comunque in questo mondo, però un consiglio che ti posso dare è di fregartene, come sì, se sì, fossi sì, 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 ci siamo, al campetto di casa tua, capito? Perché quello lì poi lo fa apposta. Perché tu c'hai la mossa da Befana, quella è la strega. È un licantropo, capito? Vabbè, mi carico, è meglio così, dai, è giusto. Meglio così, forse ti serve a te, Pikachu. No, mi sconcentro. Ti sconcentro? C'è il pollo, lo usiamo subito dal primo gol. Pikachu. Lo tieni tu. Lo tengo io, un consiglio che ti posso dare. Come lui ti provoca. Contratta. Sì. Contratta. Gli ho detto di contrattaccare. Dai. Perché come Ragnar lo provoca, pure Danjik potrebbe... far bene con le provocazioni, terza manche, siamo a 3 su 20. 11. Continua a contare. No, 11 addirittura. Oh, Danjik, mi raccomando, tutto Lecce, tutto Lecce con te. Non ci credo, ragazzi. Siamo, Dani. Ma è la crossbar. 14! Non lo ascoltare! Non lo devi ascoltare! Questo non è una gol dei tuoi! 15! Sembrava dentro! Dovete pensarci molto bene prima di taggarmi! Dovete pensarci molto bene! Ragazzi, vai l'incrocio dei pali così! Ma che cos'è? Vola il pollo! Sì. No, due clinici di fila, no, follia, cioè, follia, ma è successo, è follia. Meno due alla seconda clinici di fila. Serve un palo santo. 19, palla in mano, è caduta, ne manca uno. Sto sempre facendo apposta. 20! Dai. 20! Nuovo record. Le tenebre arrivano per tutti. Pensare ai pali, pensa a come tirare meglio. Cioè, mi serve uno. Tu ti rendi conto che giochi uno. Con Rashford, Bruno Fernandes? Sì. Vabbè, con Højlund. Ricordati che i primi 50 non fanno per te. Tu sei zona inoltrata, zona d'angelo. Ne facciamo 30 agli ultimi. Oh, 10. ci sono. Non è pensa che perché... solo a fare gol. Visualizzalo. Io ti ho sempre visto con le gambe ingessate, i piedi rotti, sì, polso sono contrario. Molto fragile, sì, fisicamente. Dovresti infortunarti. Però allora, dopo gli infortuni sei sempre... Di solito, fingi un infortunio. Così poi... Tu fai tripletti. Champions fatta in casa, spalla rotta, ginocchio perché rotto. Perché la verità è che secondo me il tuo corpo non è abituato a segnare al 100%. Devi essere avere in modalità eroe. Devi avere qualche frattura, capito? Modalità eroe.
Modalità Saiyan, dai, Saiyan. Adesso al primo tiro mi fingi uno stiramento proprio che Ragnar si deve preoccupare. Che tu ti sei infortunato, almeno lui abbassa la guardia. Vai, vai, vai. Questa è la fine! Questa è la fine! Questa! Oh, meno di Ambrosini, no? Ho preso 7-8 pali già. Calma, tu calma. Mamma mia, che schifo. Vabbè, dai, ci riprendiamo. Dai. Adesso siamo in quasi zona Dungic. Quasi. Siamo neanche a fine partita. Ci avviciniamo. Riscaldamento. Siamo a 3 su 30. Respira. Da 31 a 40. Respira. E questo è il gol. Oddio! Oh, entrava, 21! 22! Oh. 23! 23! L'incubo continua! Oh! Prenditi questa! Sì, sul palo! Seduto! Sul palo devi è stare! Finito. Devi stare sul palo! Irregolare! Due di fila! Ok! Dai, Dani, che c'è la saponetta in mano, dai! Due! Va bene! Vai a lui! No! Ma cosa c'è lì? C'è la foto di Ragnar! No! La mossa! No! State parlando troppo presto! No! Ok? No! Non si parla! Siamo carichi! Muti! Che cos'è sta porchetta? Mi devo sbloccare, ragazzi, basta, ho preso. Spero che buttino giusto video seriamente. Palo gol! Spero buttino giusto video. E occhio! E occhio perché a 5! Ma hai fatto male. Sei tu questo. Ma che cosa sta facendo? Hai fatto, hai preso il gol a terra. Occhio perché a 5! Meno 49 dal record! Voi pensate che lui doveva tirare la maglia fuori dopo parecchi gol, ha preso 23 gol senza la mossa della Befana. Ragazzi, vabbè, la maglietta giusta ce l'abbiamo, ora si continua. È diventato prime. Grazie. Dai. Per ora abbiamo più content che gol. Non so se sia una cosa buona. Dani, cosa vuoi? Ci vuoi mettere la maglia? No! L'ha rubata! L'ha rubata la maglia! No, se la mette l'una! Non l'accetto. Voglio la Daspo! No, davvero, dal contrario! Ma perché? Vai Dani! Non capisco, però servirebbe subito. Ma chi? Dai, vai convinto! È infortunato, ragazzi! Bello! No, si vede. Si vede che è ancora infortunato. Vai! Non so più dove buttarsi! Ehi, però. Sto prendendo confidenza. Stai prendendo confidenza? Passa della Befana. Sta davvero male a te comunque. La tua maglietta. La tua maglietta, sì, ma la tua barba. La tua invece sta benissimo. La mia sta benissimo, Ma almeno potevi mettere una foto della ragnatela, no? Non l'ho trovata, ci ho messo 3/4 d'ora per trovarla. Un attimo vicino, ma. Cosa fai? Zoom? Non è il telefono. Guardate. Vabbè, ma è anche ritagliata non malissimo, devo dire. No, l'ho fatta da cielo in 2 minuti sulla foto, sono andato e l'ho stampata. 6 gol su 40. Ci sono. C'è qualcosa che non va. L'importante è che non sia un altro clean sheet. Eccola là, e l'unico, lo sai cosa c'è peggio di quello che dico io? Le parole di Jackson. La sfiga che ti prende. Sì, però ragazzi, pure 6-7. Bacia la faccia. Capitano, sei tu il capitano. Dai, capitano. Ragazzi, io gli vorrei fare un sacco di domande, ma qui il video sennò dura troppo. Lasci stare. Il video sennò dura troppo, quindi. Però qualche domanda gliela facciamo lo stesso, perché io sono curioso. Siamo a 6 su 40. Attenzione, perché pollo più maglietta con Ragnar imbefanato. Vediamo. Potrebbe essere una bella combo. Occhio, lascia il pollo. Oddio! Va bene. È partito bene sto giro. Cosa fa? Dai, provo a tuffarmi per ogni tiro. Oddio! È un bug! Ma cosa fai? Come bugger non c'è. Sì. Va bene. Ma perché pirla? No! Vai in controbalzo! Ma perché fa così il pirla? 5! Deve fare gol. Sei! No!
No. Che via. Le spreca alcune. Ma dai, dai, prendi la secca. Dai, per farla vien di notte. Vien di notte. Voglio, lo piazziamo lì. Io sostegno. Sì. Cioè, dovete spronarlo perché... Ragazzi, siete venuti da Lecce. Campo, la cambi tu. Ne manca una. Va bene, va bene. Allora, andiamo un attimo. Quindi 6 su 50. Non lasci, non devi lasciare stare, basta. Lascialo stare. Allora, cosa non va secondo te? Boh, sto tirando male. Sto buttando parecchi tiri. Diamo tutto. Dov'è il pollo? Allora, adesso c'hai tutti i tuoi... Adesso però studieri. Inizia ufficialmente la zona Dungic. Zona Dungic. I primi 50 sono andati. Questo lo prendo io in porta. Puoi rubare anche questo. Questo lo prendo io, ho fatto 4 clicci, troppo per il cazzo. Non puoi rubare anche il Pikachu. Lascia Pikachu. Pikachu lo lasci qui. Che è già infortunato. Questo glielo diamo al bambino di Luca e Alice. Questo è il regalo per il bimbo di Luca e Alice. Oh, hai fatto 6. Nei prossimi 50, almeno 7. No, vai. Vabbè, ma devo fare di più, molto di più. Devi questo deve tirare da fuori. Devi superare Ambrosini. Cioè. Devi superare Ambrosini, se no. Vabbè, ma. Oh. Ci sono. Dai. Ci sono, ce la facciamo. Dai. Io ripeto che sei venuto da Lecce. Devi ripeterti questo. Siamo venuti per un motivo. E siamo venuti da dove? Va bene, va bene, va bene. Ma ci abbiamo fatto questa strada occhio. Dai. Guardalo, guardalo, guardalo. È un pollo, guarda. Guarda, non tiragli la banana. Dai, ma cosa stai diventando? Prima così facevi, ma stai facevi. Diventando un maleducato? Facevi prima. Ci sono famiglie che guardano. Comunque una cosa ho da dire a Ragnar. Dimmi caro. Caro Ragnar. Occhio. Il record è 54? Sì. Siamo a 6, ne mancano 50. Certo. Ah! 56 è dietro. Ha ragione. Perché c'hai sta banana ha adesso? Ha ragione. Dammi sta banana qua. Stai. Dai, ho rubato Pikachu. Ma è tutto, ragazzi, incontenibile. Progettato per la zona Dungic. Non posso partire bene e andare male. È meglio partire male e andare bene. È giusto. No, era la strategia. Dai, era la strategia. Sai cosa? Punto it. Punto it. Ti posso dire? Tu dovresti fotterlo di più. Istigalo. Vai. Istigalo. Istigalo. Fagli le mosse della banana. Dai, fatevi togliere la vigiollata. Dai, si è messo pure Pikachu, non c'ho parole. Comunque, tu devi essere nervoso con lui. Devi essere arrabbiato. Lo devi fanno veramente stizzire. Mettere così a befana, capito? È giusto, è giusto. Cioè, fagli tipo prima di tirare, fagli una pernacchia. Ma lo vedi come ti prende in giro lui? Tu sei venuto qua a farti prendere in giro da Ragnar. No. Da Lecce vieni per farti dire da Ragnar. Cioè, guarda, ti ha parato con la testa, ti ha parato. E la dobbiamo spaccare quella testa lì. Cerca di calciare un po' più secco. Perché se calci troppo morbido, lui arriva e poi fa il pirla. Cerca di calciare secco su un angolo. Magari non botta partire secca. Soltanto. Non tirare soltanto dal centro. Mettiti un po' su sulla destra, sulla sinistra, vedi un po', cambia un po'. Te lo devi mangiare, te lo devi mangiare. Tu hai vinto la Champions League fatta in casa. Contro avversari, cioè capocannoniere contro avversari, cioè... Giusto. Non posso scendere così in basso. Con un pagliaccio del genere. Ah, capito. Ti do anche il signor Banana. Quindi c'hai tutte le tue armi a disposizione. Vai, vai. Corri, ficcami nel culo, vai. Ci siamo? Dai. Ci siamo. Guarda. La smetti con quel coso di pupa, alza pure Pikachu. Vi sento, parlate. Ricorda che il record è ancora dietro l'angolo. Da 6 a 56 è un attimo. Ah, aspetta, vabbè, aspetta, è un buon inizio, Ma cosa fa Ragnar, dai. Siamo a 11. Le spreca. Lo sta graziando. Devi tirare come se fosse una punizione. A 10 anni. Bello! Sì, cazzo, vai! Ecco! Siamo a 7. Ah! Una. Sì! Ecco! Traversa i gol! Ecco, ragazzi! Eccoci qua. Occhio, Ambro tremo. Bravo, Dani, bravo! Dai, dai! Siamo vicini al record, Dani! Va bene, va bene, alzala, alza! Ce la potrebbe fare tranquillamente. Sali! Va bene, dai! Pikachu! Qualcuno che gli dica la realtà! Ragazzo! 60esimo, siamo a 8. Dai, Gic!
Ah, questo l'ha sprecato. Vabbè. Io direi di fargliene fare subito altri 10. Sì, sì. Vai. Dai, dai, dai. Dai. Ci sono. Vuoi dire qualcosa? Vai in porta, pagliaccio. Vuoi dire qualcosa? Allora, se gli paro il pallone con la banana, qualcuno di voi si mette qua e mi applaude ogni volta che faccio una parata. Non penso proprio. No, non ci credo. Vorrei la VAR qua, ma scusa, ma è fattibile questa cosa? Ragna, ma cosa fa? Come sto tavolo? Aspetta che lo tiro. Ma Luca, ma per favore, va bene che vai sempre all'IKEA, però. Cosa hai combinato? Che cazzo? Ma cosa hai combinato pure tu? Non se ci mette anche tu. Vai, vai, dai, vai, Dani. Bel tiro. Va bene, va bene. Cosa fa? Alzala, dai! Dai, due gol di fila che arriviamo in doppia cifra! Bello, questo è il primo! Ti devi ricordare perché sei qui! Ricordatelo, perché te l'ho taggato! Dillo, fratello! No, le ultime 10. Ancora! La parata bigaccio questa, eh! Buono! Grande! Schiantati con la GoPro, Ragnar, dai, siamo a 9. Bello. Va bene. L'ultimo. Dai, che scarso. Doppia cifra. Bella. Ragazzi, vado lì. 9 su 70. Siamo a 9 su 70. Sei tranquillo. Ci siamo. Sei tranquillo. Lo puoi imbefanare quando vuoi. Quando ti va, la ribalti. Io so che tu le ribalti, quindi davvero capitano le puoi ribaltare quando vuoi. Ci siamo, sì. Allora, io però ti voglio fare delle domande, perché... cioè, tra tutto questo trambusto, io ti volevo conoscere un attimo, perché comunque tu sei sui social da poco. Ah, in realtà il format del calcio lo faccio da poco, ma sono ormai da 2 anni e mezzo, 3. Quindi... E tu quanti anni hai? 19. Quello che comunque ti ha fatto andare un pochino alla ribalta è perché tu cerchi di fare impersonificare i ragazzini, sì, con le storie che facevamo un po' tutti da piccoli, tipo immaginandoci di segnare il gol al 90esimo. Esatto. E tutto quanto. E come ti è venuto? No, in realtà io l'ho sempre fatto, cioè da piccolo ho sempre fatto queste gag a casa, quindi con la palla di spugna mi mettevo e giocavo, quindi mi è piaciuto come idea e quindi l'ho portata molto tranquillamente. Allora ragazzi, siccome siamo verso mezzogiorno, sta per arrivare il gioco aperitivo. Vi spiego come funziona. Ma verso cosa? Che è già mezzogiorno inoltrato. Se il nostro Jumanji prenderà la banana, il gol varrà doppio. Dai, io voglio doppia cifra, Oddio! Bel tiro. Comunque vi giuro, non ha mai parato così bene in tutta la sua carriera. Ma tutti quanti sono così, o tutti. Vai, vai. Ma dai. Sì. No! Sì! No! Vai, Rocca! Non ho preso la banana, eh. Vai in porta! Oddio! Ora, bella! Dai, che sta carburando! Dai, che ci siamo, Dani! Fammene uno in controbalzo. L'ha presa male. Bello. Va bene. L'avesse presa con un pelo di forza in più. Un po' più di forza serve, dai. So, gli 80. Sì, giù. Siamo a 10? Ambrosini sta tornando in vita. C'è qualcosa che respira in fondo alla classifica. Siamo a 10 su 80. Male. Vuoi dire qualcosa? Ma è stato molto sfortunato, ha preso un sacco di traverse. Anzi, qua non c'è sfortuna. No, vabbè, no, allora, siamo oggettivi. Ho preso molte traverse, molti pali, ma sto tirando malissimo. Ma palo? È giusto, palo non è gol, è giusto. Sì. Io non capisco come mai alcuni tiri proprio li sprechi. Sembra che li tiri da su terra. No, giuro, centrali. Mi sta... Non reggo. Non reggi? No. Non è vero, no, non puoi dire questo. No. Ho rivisto un attimo Sodigna. No, per finire finisco, però... Ma in realtà... Che poi non so perché, ma il sinistro, cioè la gamba sinistra mi tira, non la destra. Piede d'appoggio, sì. Io adesso, se non arrivi a Ambrosini, io voglio questa maglietta qua. Vuoi questa maglietta voglio qua? Voglio questa maglietta qua. So già dove usarla. Cioè... No, questa qua diventa... iconica. Questa qua sì, questa qua se mi la prende in camera. Grazie Ragnar, poi la maglietta dopo te la dà. Vediamo. No. Però io voglio concludere il discorso con te. Perché è una cosa che comunque io ti voglio chiedere. Cioè, tu, per il tuo futuro... pensi di rimanere giù o ti piacerebbe venire al nord? E soprattutto, come
vedi la fama giù? Allora, è un discorso molto, c'è un, apre un capitolo, un libro molto, molto grande, in quanto diciamo che continuare così è per forza, secondo me uno si deve spostare al nord perché è giù, a parte che hai pochi agganci, hai pochi rapporti, poche possibilità di perché si sa l'unione fa la forza, quindi riuscire a fare più cose possibili porta sia te che le persone a te vicine più in alto a livello di social, quindi spostarsi a Milano sarebbe obbligatorio, però si va avanti, si continua, vediamo quello che esce, di inventare nuovi format e nuovi contenuti. E i tuoi amici invece, perché ho visto che siete in tanti, cioè c'è proprio un rapporto come se foste... No, beh, i miei amici sono i miei fratelli, cioè mi vogliono bene, mi aiutano a fare i video, ma perché ci divertiamo noi in primis facendo già il video, è un qualcosa di assurdo, ce lo auguro a tutti, trovare degli amici del genere che ti supportano, che ti stanno dietro e che ti vogliono veramente bene, perché è molto importante. Ma perché voi riuscite a vedere i social come... cioè quando comunque hai iniziato a diventare un po' virale così, la reazione della gente che ti stava vicino qual è stata? No, loro... E cioè, in primis anche la tua? La mia, vabbè, io ci ho sempre provato fin quando ho detto devo trovare il mio format, devo trovare le mie strategie, le mie cose, i miei amici mi hanno sempre supportato, mi hanno sempre dato delle idee, delle cose per farmi andare, perché vedevano che ci mettevo passione in quello che facevo, quindi ci hanno sempre sperato e mi hanno sempre dato una mano in tutto, quindi li ringrazio. E i tuoi come l'hanno presa questa cosa? Ah, beh, è normale, c'è ovviamente un mondo nuovo, però... Poi figuriamoci, i genitori fanno sempre un attimo fatica. Sì, sì. Sai cosa, i miei hanno iniziato a capire che potesse essere una cosa un po' seria quando sono arrivati i primi stipendini. Esatto, quindi... è così. Io poi, va bene, nel senso, mi vedono, voglio dire, faccio molti video in casa, quindi... è un po' particolare, però vedono che ci metto passione, quindi sono contenti anche loro e basta, sì, continuo... Dai, oh, ricordiamo il comunque, content alto. Sì, ricordiamo comunque che qua ti sei venuto per divertirti. Sì, no, vabbè, io ti ho invitato qua. Ma già dei miei video. Quindi divertiti il più possibile. E poi se riesci anche a fare qualche Eurogol, sì, come sì, già sì, hai sì, fatto, sì. Meglio ancora. C'è dai, oh. Siamo in zona Dancic ufficialmente, siamo mi sa, entrati. Benvenuti. Siamo entrati. Dancic. Allora, obiettivo: superare Ambrosini. Non devi essere ultimo. Ci proviamo. Ne ha fatti 15. Ne devi fare 16. Vai. Quindi 6 su 20. Siamo a 10. Gioco di gambe. 6 su 20. Su 80. E Ambro è nelle tenebre. Bello. Va bene. Dai, è un buon inizio. Attenzione, inizia a contare. Bello! Però bello, grande Dani. Bello così, 11. Grande Dani. Eccolo, eccolo, sì. Finalmente. In zona Dangic si sveglia il pollo. È lui il pollo, sì. Fa le azioni. Sono due volte. Sì! No. Calmo Dani, calmo! Oh! Numero! Oddio! Mamma! Tempo! Questa era alla Cristiano! Madonna, ragazzi! Gol! Dai, vogliamo subito il gol! Peccato! Aspetta che sveglia la pillola! Oddio! Traversa! Non è gol! Traversa non è gol! Attenzione, Dangic con il Manchester. Parte Dangic, scivola! E rimane lì. Si sta alzando. Quante traverse ho preso? Signori, guardate, queste sono le tenebre. Guardate. Abbiamo gli ultimi 10 tiri. Devo fare il miracolo. Ma per gli ultimi 10 tiri dobbiamo finire come abbiamo iniziato. Allora, Dangic. Finale di Champions League. Servono 5 gol per far vincere il Lecce contro il Real Madrid. Cioè, lui sarebbe il Real Madrid. Ehi! Qua lo dico. Stai molto attento a quello che dici. Potrebbero essere le tue ultime parole in questa 100 tiri. Qui mi supero. Quindi? Quindi? Quindi quanto fai? 5 su 10. Vamos! E allora per gli ultimi 10 voglio fare una cosa. Attenzione. No. Nah! Pikachu. I capelli. Minchia, se li vado a fare così, ragazzi, entro nella storia. Lo fai. Lo faccio così? Vai! Tutta Lecce ti fa questi 10 tiri. Devi farne 5 per superare Massimo Ambrosini, un campione
come Massimo Ambrosini, prenditi conto. Occhio che ha tolto i guanti, Le tenebre, vai. Per tu si torna prime. Questo è tuo. Gli ultimi 10! Uno! Ok, io devi spaccare quelle manine! Sì. Ecco! No! No! Due! Bello! Oh no! Vabbè, ma raga, ma che cavolo è? Sì! Sì! Oddio! Oh, peccato! No, questi qua sono quelli che non volevo vedere. No, dai che lo facciamo! Dajic! Non ci credo. Oh! Ci hai illuso! Ah, l'ha letto prima! Il centesimo tiro devi fare impazzire il web, eh! Siccome me lo sento, vengo dietro di te e ti faccio il video. Vai, il dai, centesimo tiro! È finita! È finita! Non fa niente! È finita! 12 settimane, ma rotto i coglioni. Vedevo lui così, correva a caso, sono rotto i coglioni. Grande frate. Signori. Oh, scusa. Oh, numero uno, figa. Numero uno, Dajic. Mi dispiace più che altro per Luca che crede per me. I miei capelli. Basta! Oh! Befanizzato. Continuavano, beh, stai zitto. No, ci dissociamo. Regia. Oh, oh. No, lasciali. Allora, avrebbe, dai. Avrebbe bisogno di un po' di figa, Ragnar, ultimamente. Chi se ne è di, un barbiere, forse, di un barbiere. Vi ringrazio, è stato un piacere. Oh. Maestro. Grazie, caro. Scusa per la delusione. No, no, ma che delusione. Io ringrazio Luca Campolughi. Ringrazio purtroppo anche signori, Ragnar. Bisogna ringraziare. Ringrazio Dajic col suo team che sono venuti da Lecce fino a qua. Un saluto a tutti gli amici gradini di Lecce. Ragazzi, iscrivetevi al canale, un salutone. Oh, alla raga. Prossima. Ci vediamo.